Ciao a tutti, bentornati su Umart Channel. Come vedete qui oggi parliamo di Cricut e di Easy Press, la macchina per poter pressare tutti i vari tipi di vinile dedicati a tessuti e a tantissime cose. Quindi non perdiamo tempo e godiamoci questa nuovissima sorpresa. Sigla! Eccoci qua finalmente, prima di partire con questo progetto che richiederà veramente pochissimo tempo, voglio farvi una piccola panoramica di che cos'è l'Easy Press 2 della Cricut. Ovviamente tutto va utilizzato in concomitanza della Cricut Maker, in questo caso io ho la Cricut Maker 3, per andare a tagliare ciò che stamperemo con la mia stampante classica. Perché? Di cosa parliamo oggi, oltre della Easy Press 2? Ma degli Easy Color, che sono dei fogli della Caesar che permettono di essere stampati in una stampante qualunque a getto di inchiostro senza problemi. Dopo aver fatto questo, sempre con la nostra Cricut, gli lanceremo il comando di andare a tagliare quello che abbiamo stampato con la stampante sui nostri tappetini classici di sempre. Dopodiché, che avremo tagliato quello che ci serve, lo andremo a posizionare sulla stoffa, su tantissimi tipi di materiali, qualsiasi tipo di stoffa, cotone, sacco telato come questo che andremo a provare. Io non ho parole, l'ho già provata perché prima di fare un video devo essere convinto di ciò che presento e sono rimasto senza parole. Tutti conosciamo i vari tipi di sublimazione dei vari disegni su un tessuto, appunto c'è la sublimazione che va fatta con gli infusible ink e questa è perfetta. Ma è perfetta anche per questo, perché non dà quell'effetto plasticoso, tanto plasticoso alle creazioni che andiamo a imprimere sui nostri tessuti, ma lo dà veramente quasi come se fosse sublimato. Ma bando alle ciance, vi dico che cos'è appunto la Easy Color. La Easy Color è una carta particolare che va stampata sul lato chiaro e più liscio, non quello lucido, ma su quello liscio, e una volta utilizzata, una volta che andiamo a fare il nostro taglio con la macchina Cricut, come vi ho detto prima, possiamo andare ad imprimere su qualsiasi tessuto ciò che vogliamo, con un ferro da stiro, però meglio questa, perché questa qui ci dà un calore omogeneo su tutta la piastra. Ve la faccio vedere, eccola qua. Questa piastra qui andrà tutta ad avere il calore necessario, ovviamente programmabile, come vedete qua sopra c'è tutto uno schermino che andremo a posizionare poi dopo. Grazie a questo e gli Easy Color, che vanno trattati come se fossero dei termovinili, possiamo utilizzarli e farci tutte le maglie che vogliamo, fondamentalmente magliette, personalizzare i cappelli, personalizzare astucci, sacchetti, qualsiasi cosa, anche dei grembiuli per la cucina per esempio. Quindi veramente una cosa epica, svolta totale di... penso che mi farò i vestiti da solo, tutte le maglie che magari volevo buttare prima perché magari un po' datate, un po' comunque fuori moda, che poi vesto sempre bianco e nero, però magari fuori moda quello che è, oppure le regalavo a qualcuno. Adesso le posso riutilizzare, quindi adesso mi taglio quello che voglio con la Cricut, tutti i progetti miei stampati, i miei disegni, posso prenderli e piazzarli su una t-shirt, fare un pattern per tutta la maglietta, cioè la pazzia totale, e non vedo l'ora di presentarvela. Ovviamente va bene anche il vinile per trasferimento come l'Iron On, che sputato, ma va bene anche l'Iron On che è fatto apposta per appunto essere trasferito sui tessuti. Adesso è arrivato il momento di metterci al lavoro, quindi bando alle ciance e iniziamo a fare i nostri piccoli progetti. Siete pronti? Via! Prendiamo il nostro Procreate su iPad, ma se non lo avete non vi preoccupate, potete provare a fare qualsiasi cosa. Ho fatto il mio logo, tutto bello gradiente arcobaleno perché mi sento super estivo, anche se l'estate sta finendo, anzi è finita molto probabilmente, non me ne sono ancora reso conto. Ho fatto sia il draghetto che il mio nome, belli sfumati. Ho aperto la mia bella Cricut Maker che ha un'eleganza inaudita, proprio così. Ho aperto anche il Cricut Design Space. Adesso ci spostiamo proprio sul Cricut Design Space, perché qui andremo ad inserire e a caricare le immagini che avete appena visto, che ho creato su Procreate. Andremo a selezionare stampa, quindi poi taglia, perché appunto dobbiamo stampare quello che ci serve. Seleziono tutte le mie belle cosine, le sistemo, gli faccio un bel offset, invio la stampante e mi raccomando, attenti che si aprirà una finestra per il Mac, chi ha il Mac si aprirà una finestra alle spalle dove appunto dovete selezionare la qualità di stampa. Io metto sempre super fine. Selezionate il materiale Iron Everyday Iron On ed ecco qui la stampa fatta e pronta, meravigliosamente simpatica, super colorata. Guardate, i colori già qui sono super fighi, ma una volta poi
messi sul tessuto vedrete che il risultato è ancora meglio. Lancio il taglio del mio bel logo, della mia bella scritta e attendiamo. Nel frattempo, uno che ha finito, prendo il mio bel amo per spellicolare tutta la cosa, riscaldo la zona che andremo a trattare per andare a mettere poi il nostro disegno, la nostra scritta, qualsiasi cosa vogliate fare, e vi faccio vedere qui che figata, perché questa carta sembra quasi un tessuto, guardate che bello, sembra quasi pelle, vi giuro, al tatto è troppo bello, è super soft da toccare, mi fa impazzire e lo vorrei tenere in mano tutta la giornata perché è veramente veramente molto bello. Riscaldiamo la zona come vi ho fatto vedere prima e andiamo a appoggiare bene la nostra creazione, il nostro disegno, scritta, quello che è. Io in questo caso ho fatto questa stoffa telata del sacco porta Easy Press, dove si mette l'Easy Press. Prendiamo un po' di carta forno, che è importante, che ci deve essere, sennò altrimenti è finita, e pressiamo su. Io ho fatto un esperimento 170 gradi per 40 secondi, perché a 150, 155 per 15, le altre cose che ho provato a fare non mi sono venute perfette, si staccavano. Invece con questa prova qui mi sono trovato benissimo, almeno su questa stoffa. Poi secondo me dipende molto dalla stoffa che andiamo ad utilizzare. Infatti poi mi sono trovato benissimo a mettere anche la scritta dopo aver fatto altri esperimenti, e vi farò vedere dopo una maglietta che in questo momento non riesco a indossare perché non l'ho trovata, forse è nei panni da lavare, ma ve la faccio vedere. Comunque guardate qui i colori, che belli che sono di un vivido incredibile e inimmaginabile, non me l'aspettavo, veramente veramente bello. Su questa invece foto vi faccio vedere, perché non ho trovato il video, mi sono fatto una maglietta con un draghetto, non mi segui, allora si scemo, è venuta perfetta sul cotone, raga. E allora non è una figata pazzesca? Cioè, raga, perfetto, veramente perfetto, i risultati sono perfetti. A me mi vengono in mente tantissime cose, del tipo avete una cena a casa, volete mettere magari i nomi degli invitati a cena sui tovagliolini, ovviamente di cotone, non di carta, anche perché è meglio lavare che consumare tanta carta, ragazzi, siamo sempre attenti all'ambiente. E volete fare una cosa sfiziosa, avete notato qualcosa di diverso? Cioè io durante la preparazione mi sono cambiato la maglia, cioè ho rifatto questa maglia, ho trovato questo bellissimo drago multicolor sul Cricut Access, che è appunto l'abbonamento che si fa alla Cricut per avere tantissimi vantaggi, frasi già pronte, immagini già pronte da poter sfruttare per ogni occasione, e automaticamente con questa, la Cricut Maker 3 o la 2 o quella qualsiasi vogliate voi, riuscite a fare qualsiasi cosa, personalizzazione totale. Ci vediamo al prossimo video con la Cricut, con una novità che è appena arrivata, quindi ve la posso far vedere tra qualche giorno, non subito ma tra qualche giorno, quindi state d'accordo, sintonizzati, e ci divertiremo anche la prossima volta. Vi ricordo che ci sono anche i road to abilmente per Milano, che c'è la fiera, che è appunto dove ci saremo io, Nina e Tonia, Genia Creations, e niente, ci divertiremo tantissimo, quindi se volete comunque provare questi prodotti, ad acquistarli, quello che fate ciò che vi sentite fare, ma io ve li consiglio tantissimo perché sono veramente super utili e customizzabili, compatti, si mettono ovunque, cioè io ho poco spazio, mi riesco a infilarli in qualsiasi posto in casa senza problemi. Vi ricordo il mio codice sconto sul neckyshop.com, che è fantasy1121, quindi fantasy con la y finale 1121, vabbè, lo faccio apparire qui sotto così non ve lo scordate, per avere uno sconto sull'acquisto di qualsiasi cosa vogliate sul sito della Necky Shop. Vi ricordo inoltre che ci sono sempre tantissime promozioni una volta che vi iscrivete al sito del neckyshop.com, quindi avete tantissime agevolazioni, e se pensate che tutte queste cose costano troppo, non vi preoccupate perché c'è ScalaPay, come io prendo tantissime cose con ScalaPay, che in tre rate vi trimezza si dice, le cose che vi piacciono, in modo che le pagate in tre comode rate senza problemi. Quindi ci vediamo alla prossima e un bacio, e viva Easy Color, Easy Press e Cricut Maker, acchiappatevi il ciao! Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the